Nel Tai Chi, no? C'è chi dice, quando fai Tai Chi devi essere come una barca sull'acqua, no? È sbagliato. No, tu sei come una barca sull'acqua, sbagli. Tu sei la barca e l'acqua si muove dentro la barca. L'avversario è la barca sull'acqua. Vi spiego, se io devo muovere lui e io sono la barca sull'acqua che si muove, se io sono fermo, muovo l'acqua dentro, è lui che diventa la barca sull'acqua. Perché io ho l'acquario, non si vede, ma attraverso la polarità sto muovendo dentro l'acqua. Questo movimento si trasmette. Se io muovo barca e acqua, sono io che sbadiglio. Perché vi dico questo? Perché voi state facendo barca e acqua. Io invece l'acqua è dentro. Quindi facciamo un esercizio molto semplice, no, non è semplice, molto stupido sembra, ma vi fa capire una cosa, guardate. Faccio destra, sinistra, mi fermo e sento l'acqua dentro, ok? Non muovetevi, non dovete muovervi. È come in autobus, io freno, oh, e ascolto questo. Se riuscite a sentire questo, muovo freno e quella liquidità che va nel braccio. Capito? Quindi quando mi muovo, mi muovo a barca e acqua. Quando mi fermo, ascolto l'acqua e colpisco con l'acqua. Voi invece muovete barca e acqua assieme. Allora, mettetevi un attimo così, fate qua.